Ciao a tutti e ciao a tutte, bentornati e bentornate sul mio canale e ben ritrovati soprattutto. L'estate è iniziata, fa caldo e quindi è ora di Summer Essentials in collaborazione con il gruppo Facebook YouTubers in Pink. Vi lascio i link delle ragazze nell'info box così potrete andare a guardare tutti i loro video. Mi raccomando, andate a vedere queste ragazze che sono favolose. Un bacio e vi lascio al video. Ciao! È arrivato improvvisamente e io soffro molto il caldo, vi assicuro che sto morendo, anche se sono data comunque una sistemata per fare il video, altrimenti vi sareste spaventati. Sono uscita dalla doccia e sto lasciando asciugare i capelli così come vengono, quindi perdonate l'aspetto, ma l'importante in questo video sono i prodotti. I miei Summer Essentials quali sono? Non ci sarà make up perché per me gli essenziali sono altri, io posso uscire anche struccata. L'importante è che io abbia questi prodotti. Iniziamo con questa, che è l'acqua bebè dell'Evian. Io questa la porto, è la bottiglia grande. Questa è una bottiglia da, vediamo se c'è scritto, da 300 ml. Eccolo qui, 300 ml. Quindi è molto grande, ma io ne faccio fuori a iosa. Quindi io questa che cosa faccio? Io la sera la metto in frigo. La mattina la metto nella borsa da lavoro, perché io esco e vado a lavorare con due borse, la mia borsa normale e poi la borsa da lavoro, e anche se in auto ho l'aria condizionata, io non l'accendo mai perché non amo l'aria condizionata in macchina, quindi quando fa molto caldo che cosa faccio? Questa è già fresca e me la spruzzo sul viso per rinfrescarmi. In ufficio abbiamo il frigo, quindi la rimetto in frigo in ufficio. Quando esco, che c'è il caldo torrido, ad esempio ieri sono salita in macchina e la macchina mi dava 41 gradi, questa è il mio salvavita, quindi questa è veramente essenziale per la mia estate. Ora voi direte che questa è un essenziale abbastanza banale. Beh, non lo è, perché io non prendo mezzi pubblici, ma sento persone che prendono i mezzi pubblici che si lamentano della stessa cosa. E io me ne lamento al lavoro. L'odore. L'estate, gli odori. Quindi io molto spesso dico, vorrei poter portare uno di quei cartelli tipo sandwich, no? Uomo sandwich, e stimolare l'uso, sostenere l'uso cospicuo e costante del deodorante. Io utilizzo questo della Dove al talco, mi fa sentire veramente sicura, io non ho problemi di ipersudorazione, iperidrosi, ma anzi il contrario, ma questo mi fa sentire veramente sicura lungo tutto l'arco della giornata lavorativa. Poi torni a casa, ti fai la doccia ovviamente e quindi non hai problemi perché poi lo riapplichi. Però questo mi fa davvero sentire sicura per tutte le 8-10 ore che sto fuori casa. Al mattino un summer essential per me appena sveglia è spruzzare sulla pelle del viso questo. Lo comprai molto tempo fa da Yves Rocher, ma non l'avevo mai utilizzato. Adesso, volendo smaltire tutte le mie enormi scorte, vedete, è usato, ma ne basta davvero poco, basta una spruzzata sul viso, quindi l'ho già utilizzato, quindi posso dirvi che a me piace. Questo è la lozione del risveglio. Se appena svegli si spruzza questo sulla pelle per dare quella sferzata di energia e di vitalità che serve per iniziare ogni singola giornata. Altri summer essential, che voi direte che sono abbastanza dei prodotti ovvi, sono questi. Una buona crema solare, io uso il fattore di protezione 50 perché io non vado al mare e quindi la mia pelle è molto molto chiara e ha bisogno di molta protezione, anche perché tendo a ustionarmi, non a scottarmi o a diventare rossa, ma proprio a ustionarmi.
dopo l'esposizione al sole dovessi andare al lago, a pranzo fuori, torno a casa e dopo la doccia un bel dopo sole idratante, che sia però idratante perché la pelle va idratata. E sui capelli, per i capelli, per proteggerli dai raggi solari, io utilizzo questo prodotto dell'Elvil, che tra l'altro ha un ottimo profumo, è veramente buono, lascia i capelli morbidi ed effettivamente protegge i capelli, ma io lo applico soprattutto sulle lunghezze e soprattutto sulle punte, che sono le zone più delicate dei miei capelli. Infine, ovviamente dopo aver messo il deodorante, bisogna comunque caratterizzarsi con un profumo. D'estate il profumo lo trovo abbastanza pesante, a meno che io non debba andare ad una serata, uscire a cena o d'altro. Per le mie giornate lavorative, quindi io opto e prediligo, e quindi il mio summer essential è l'acqua profumata. Adesso vi faccio vedere questa della Tesori d'Oriente, che ho acquistato dopo aver accolto il consiglio della mia amica Patrizia del canale Mandorla e Cioccolata. Quindi questa acqua profumata è l'ideale, perché non è pesante come un profumo, ma ti lascia quel profumo sugli abiti, sulla pelle, che davvero è delicato ma comunque si sente ad ogni movimento. Questa io l'ho acquistata da Acqua e Sapone. Il costo di quest'acqua profumata è di 4,49 euro. Se vi capita di andare da Acqua e Sapone, date un'occhiata, sono veramente buone queste acque. Questo è quanto, questi sono i miei summer essentials. Ringrazio tantissimo Sara per avermi coinvolta in questa collaborazione. Ringrazio Mary del canale Makeup per Passione Channel, che mi ha segnalato il gruppo, altrimenti non avrei scoperto l'esistenza di questo gruppo. Ringrazio tutte le ragazze del gruppo Facebook YouTubers in Pink, vi lascio anche il link del canale, e se vi va andate a dare un'occhiata, se vi va iscrivetevi, perché veramente dobbiamo supportarlo, perché è un bel gruppo, è un bel canale, è un bel canale, è una bella pagina Facebook. Questo è quanto, un bacio a tutte e al prossimo video, ciao!